A che sono dovuti i ritardi nei lavori? Il prolungamento è relativamente il 28 di febbraio, essenzialmente perché all'inizio avevamo l'idea di che fosse un fronte molto più ridotto, però poi quando ci siamo iniziati a lavorare ci siamo resi conto che il fronte era molto più esteso. Si pensava di muovere circa 4-5 mila tonnellate di materiale, invece siamo a 16 mila e quindi insomma il ritardo è dovuto a questo. Ecco. Per quando saranno finiti i lavori? Noi contiamo di riaprire venerdì e venerdì sera entrambe le corsie. Senza senso unico, dobbiamo finire di rimuovere questa terra e poi dobbiamo mettere dei blocchi a protezione per evitare eventuali frane successive. Il tempo, diciamo, le prime 2 settimane specialmente non ha aiutato per niente, però anche se pioveva non ci siamo fermati, semmai abbiamo un po' rallentato perché lavorare su un fronte così non era, diciamo, troppo sicuro. E poi no, altri problemi non ne abbiamo avuti, le macchine hanno sempre funzionato, fortunatamente, siamo andati, insomma, diritto sabato, domenica, senza mai fermarsi. Ecco. Quante macchine sono impiegate? Abbiamo 3 escavatori che lavorano continuamente a muovere la terra, più circa una ventina di camion che fanno su e giù la spola a portare via il materiale. Il semaforo che c'è sul ponte non c'entra nulla, diciamo, con questi lavori. No, i lavori che sono stati fatti là sui ponti stiamo sostituendo i giunti. Abbiamo approfittato ora di questi giorni e c'era la strada chiusa. Era un lavoro già programmato da fare quest'estate, però per non creare ulteriore disagio, magari tra qualche mese, si è preferito farlo subito in modo da non creare disagio. Ecco. Quindi ora verrà tolta questa terra. Praticamente sopra il muro qui adesso verrà messo un altro muro prefabbricato, altro 3 metri. Per eventuali, ora il fronte è molto arretrato, quindi anche se si stacca qualcosa si ferma comunque, però per sicurezza vi è messo questo muro alto 3 metri per prevenire eventuali cadute di massi o terra, ecco. I tempi di quanto si sono allungati. Raddoppiati praticamente, se negli orari di punta ci voleva mezz'ora per arrivare a Firenze, ora minimo ci vuole un'oretta, ecco, non meno. Pare che per il 14 i lavori dovrebbero essere finiti, anche se sono stati prolungati dal 28 febbraio. Speriamo, speriamo, anche perché appunto ieri mi hanno detto degli amici che tornavano qui dalla Consuma, hanno impiegato più di un'ora per arrivare a Firenze, perché è chiaro che la domenica, visto, confluisce più gente, quindi la circolazione era ancora più difficoltosa. Non c'è, secondo me, molto servizio da parte delle guardie, insomma, di chi dovrebbe dirigere il traffico, perché anche ieri sera abbiamo constatato che per andare a Firenze il comune di Pontassieve i semafori li ha spenti, mentre il comune di Fiesole, tenendoli accesi, ha creato una coda all'ora di cena insostenibile. Per andare a Firenze ci è voluto un'ora e mezza. I vigili di Fiesole sono stati dal venerdì sera, hanno chiuso praticamente i semafori, non hanno mai partecipato all'aiuto ai cittadini. È una cosa veramente, guardi, Questo nel weekend. certo, tutti i weekend praticamente. Da venerdì sera ho fatto una coda di un'ora venendo da Firenze verso Pontassieve. Lei quanto ci mette di solito ora quando è la frana? Un'ora e 1 ora e 10 arrivare a Firenze.